Girifalco, fuori dai fondi GAL, l'opposizione, siamo ultimi. Il comune di Girifalco è stato escluso dai finanziamenti messi a disposizione dal GAL Serre Calabresi per 2 volte. La prima volta l'ente non ha presentato la propria adesione al bando finalizzato alla cura, al recupero e alla valorizzazione di percorsi rurali e per la realizzazione di ecosentieri con l'obiettivo di delineare un percorso unico attraverso le serre e per un'esperienza culturale, ambientale e sociale rivolta a target specifici. Gruppi di cammino e di trekking, percorsi a cavallo, ciclomotori. A distanza di mesi, il 13 settembre scorso, è stato pubblicato un secondo bando, prorogato più volte dal GAL, finalizzato a sostenere la realizzazione di investimenti materiali e immateriali per il recupero e la riqualificazione di immobili tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, che rappresentavano significative testimonianze materiali della storia e della cultura delle comunità rurali locali. Il Comune di Girifalco ha presentato la domanda di sostegno, prevedendo un intervento volto a sistemare la copertura dell'asilo di San Rocco, come si evince dalla delibera di giunta del 29 novembre scorso. Il 26 gennaio scorso il GAL ha pubblicato sul suo sito istituzionale la graduatoria e su 16 domande ammesse il Comune di Girifalco è risultato non finanziato, in quanto ultimo in graduatoria. Due esclusioni sulle quali il gruppo di opposizione, Girifalco Una Nuova Era, è intervenuto criticando apertamente l'operato dell'amministrazione comunale. Nel primo caso per aver ritenuto che il Comune di Girifalco non avesse i requisiti per partecipare al bando, nel secondo per non aver presentato un progetto meritevole di essere finanziato. Ultimo in graduatoria e non poteva essere altrimenti, dichiarano le consigliere Carolina Scittano ed Elisabetta Ferraina, perché il progetto per poter ottenere una valutazione che permettesse di essere finanziati doveva prevedere investimenti su un bene di interesse storico antecedente al 1900 e soprattutto prevedere anche investimenti per la fruizione dell'infrastruttura da parte di soggetti diversamente abili. Sicuramente la ristrutturazione del tetto dell'asilo di San Rocco, hanno sottolineato, è un investimento necessario, ma bisogna anche essere competenti nell'individuare i canali di finanziamento appropriati e coerenti. La scelta progettuale è decisamente una forzatura rispetto alle finalità previste dell'intervento. Il rammarico espresso dall'opposizione è anche quello di non essere stata accolta dalla maggioranza, nonostante la disponibilità offerta. Dispiace anche constatare, hanno concluso Scittano e Ferraina, come il comune di Girifalco risulti non pervenuto nella graduatoria, che vede molti comuni calabresi, destinatari delle risorse che serviranno per l'acquisto e l'installazione di ecocompattatori in grado di selezionare le bottiglie in PET, ridurne il volume e favorire il loro riciclo.